Buongiorno ragazzi, buona domenica. Allora, oggi è quel giorno in cui gioca l'Inter con la Lazio, ma non è ancora il momento di parlarne perché oggi è quel giorno in cui la Juventus va a leccarsi le ferite e io voglio provare ad analizzare alcune cose in particolare, tra cui quella relativa a Dusan Vlahovic, che per quanto mi riguarda oggi inizia a essere un problema per la Juve, un problema vero e proprio. Prima di parlarne però voglio fare alcune premesse. Se siete qui perché volete che venga demolito Dusan Vlahovic, che gli venga appiccicata l'etichetta del pippone, mi dispiace, questo non è il video che fa per voi. Allo stesso tempo, se siete qui per vedere che viene demolito Allegri, facendo passare il messaggio che Allegri distrugge Vlahovic, se Vlahovic non segna è tutta colpa sua, stesso discorso. Nel calcio, ma nella vita in generale, non è mai colpa di uno, colpa dell'altro 100%. Ci sono delle responsabilità che vengano condivise. Esempio, se a Vlahovic non arrivano abbastanza palloni giocabili e tali per cui poi si riesce ad andare a concretizzare in porta, questo è un discorso di preparazione tattica e questa è una responsabilità di Allegri. Se Vlahovic ogni volta che gli arriva il pallone lo stoppa il più vicino a mezzo metro, questa è responsabilità di Vlahovic. Non è colpa di Allegri, ok? Quindi sono due cose differenti, distinte, a seconda di quello che è il problema che andiamo a analizzare, sono due cose distinte. Il problema in questo momento è che Vlahovic non stoppa il pallone, perché veramente gli rimbalza sempre addosso, e non gli arrivano palloni. Quindi sono due problemi distinti, differenti. Se per quello relativo ai palloni che gli arrivano c'è stato un discorso che ho fatto in considerazione nella pausa, di quello che era successo prima di Sassuolo-Juve e dopo Sassuolo-Juve, e se volete vi mando al video in descrizione o qui sopra nelle schede, oppure vi metto qui a schermo quella che era la tabella relativa ai dati di Chiesa e di Vlahovic pre e post Sassuolo. Non era cambiato tantissimo per quanto riguardava Vlahovic, per Chiesa invece notavamo che c'era il dribbling notevolmente differente. Invece Vlahovic ha avuto bene o male le stesse occasioni, gli stessi tiri, erano cambiati soltanto i gol che aveva fatto. Ecco, io credo che Dusan Vlahovic sia un attaccante molto umorale. Parto da questo presupposto. Dusan Vlahovic è un attaccante molto umorale, decisamente umorale. Mi spiego. Mi viene in mente la partita con la Lazio o la partita con l'Inter, che guarda caso sono due partite anche di livello abbastanza elevato. E Dusan Vlahovic che cosa fa? Tocca un paio di palloni con la Lazio e ne tocca uno con l'Inter e quei palloni diventano oro, nel vero senso della parola. Con la Lazio fa un gol che fa soltanto un attaccante in super fiducia. Con l'Inter va di prima intenzione con il suo piede debole, il destro, e la insacca. Ora, lasciamo stare che con l'Inter e con la Lazio, almeno nel primo tempo con l'Inter, dove poi c'è stato effettivamente il gol di Vlahovic, la Juventus aveva utilizzato un approccio molto più offensivo, propositivo e di pressione in avanti, che è il modo di valorizzare al meglio Dusan Vlahovic, perché è un attaccante che sfrutta molto bene la profondità. Vi faccio un altro esempio. L'altra sera, certo, c'è l'errore di Badel nell'andare a guadagnare il calcio di rigore, no? Per la Juventus. Però che cosa succede? Vlahovic e Chiesa sono lì. Sono lì avanti. È una delle rare poche occasioni di Genoa-Juventus in cui la Juventus si ritrova con i due attaccanti a pressare l'uscita dal basso del Genoa. Stessa cosa possiamo dire per il primo gol di Chiesa di quest'anno con l'Udinese. È Vlahovic che va a pressare e va a recuperare quel pallone e poi il resto è storia. Insomma, tutte le volte che la Juventus si rende pericolosa sembra esserci questa volontà di pressare l'avversario, che è sempre più contenuta. Post Sassuolo si è vista veramente pochissime volte, di più di tutte con l'Inter. Quindi sicuramente sono due cose collegate, cioè non può esserci una senza quell'altra. Vlahovic rende di meglio utilizzando un certo tipo di approccio che è sempre più raro per volontà dell'allenatore e quindi qui possono esserci le responsabilità dell'allenatore. Dall'altra parte però ci sono gli errori di Vlahovic e sono gli errori di testa, di piede, di tutto il resto. Di piede nel senso lo stop. Di testa, nel senso che è un giocatore che esce molto, molto dalle partite. Vlahovic è un giocatore che esce molto dalle partite. Se gli fischiano qualcosa nei primi minuti di gara, è capace di essere completamente annullato.
di essere completamente annullato. Da quel momento in avanti poi è un giocatore in meno quasi. È un giocatore che non è più nella partita. Al di là dei gol sbagliati. Perché sbagliare gol credo che sia normale per un attaccante. Io non ho ricordi di un attaccante che la butta sempre dentro. Ecco, vi faccio un esempio, no? Uno dei pochi che la buttava quasi sempre dentro, perché di quelli che la buttavano quasi sempre dentro della Juve me ne ricordo tre in particolare, che sono Trezeguet, Higuain e Cristiano Ronaldo. Questi la buttavano quasi sempre dentro, anche loro sbagliavano qualcosa, però mi ricordo l'anno che arriva Higuain, tante volte noi arriviamo lì davanti alla porta l'anno prima e la buttiamo fuori tra Morata, tra Mandzukic, tra Dybala, tra Pogba. Quando arriva Higuain ti rendi veramente conto della differenza che c'è stata, di un finalizzatore, di un giocatore intelligentissimo, capace di giocare di reparto, di squadra, un giocatore veramente superiore. Ecco, se noi vogliamo arrivare a paragonare Vlahovic e Higuain, lasciamo tutto stare, lasciamolo tutto da parte, prendete e buttatelo via, non ci serve niente. Vlahovic non è Higuain, non sarà mai Higuain, per caratteristiche proprio, per caratteristiche tecniche, non parliamo nemmeno di quelle mentali, perché nonostante tutto Higuain era un giocatore che, sì, in alcuni contesti, in alcune partite, le sentiva di più, quelle particolarmente importanti. Però era un cannibale d'area di rigore. Quindi, dal punto di vista della freddezza di testa, intendo quella cosa lì, che in area quei palloni erano gol. Poi, alcune prestazioni le ha sentite, in particolar modo. E questo credo che sia una sorta di limite che c'è stato nella carriera di un giocatore meraviglioso come Gonzalo Higuain. Se vogliamo pensare che Vlahovic sia Trezeguet, togliamocelo dalla testa, perché non ha minimamente la capacità aerea di Trezeguet, minimamente, anzi, di testa è un grande limite quello di Dusan Vlahovic, non mentale ma di impatto con il pallone di testa, segna sempre pochi gol di testa, quest'anno ha fatto uno meraviglioso con il Bologna, però è un giocatore che solitamente quei gol di testa fa un po' fatica a farli, lo dice proprio il suo storico, anche alla Fiorentina era così, non è un discorso relativo alla Juve o al trattamento Allegri, non c'entra niente. Per quanto riguarda invece le sponde, anche Ronaldo non le faceva, no? Vlahovic è un giocatore che spalla la porta, fa molta più fatica, è un giocatore invece delizioso nell'accompagnare la palla e nell'aprire il gioco sulle fasce. Quella è una cosa che gli viene benissimo anche spalla la porta. Ma se deve stare lì, mettere giù il pallone e giocare in scarico con i compagni, fa un po' fatica perché è pressato sempre dagli avversari. Quindi ci sono alcune considerazioni da fare. La più importante era quella relativa allo scambio con Lukaku. Io ne ho già parlato, vi ho già spiegato che per me no, non è un rimpianto non aver preso Lukaku e non è una cosa nemmeno che potrai valutare in questa stessa annata, perché la mia volontà di non cedere Vlahovic per Lukaku era anche un discorso di prospettiva, dato che hanno 8 anni di differenza, 7 anni di differenza, uno status quindi destinato a cambiare nel giro di poco, un ingaggio elevato di Lukaku che poteva trasformarsi in un vero e proprio peso economico per la Juventus e invece un cartellino, che quello di Vlahovic può ancora valere, tanto perché ha 24 anni, quello di Rumelu, invece, che l'anno prossimo andrà a farne 31, è destinato a calare, no? Per forza di cose. Quindi non è un discorso solo di questa stagione. Oltre al fatto che in Serie A Vlahovic ha segnato un gol ogni 173 minuti, mi pare, mentre Lukaku uno ogni 155. Quindi non stiamo parlando di una differenza abissale, stiamo parlando di due giocatori che hanno fatto bene o male lo stesso rapporto media gol all'interno di due squadre che approccia la partita quasi, dico quasi, allo stesso modo, quindi preoccupandosi prima della fase difensiva piuttosto che di quella offensiva. Quindi non è un discorso relativo a Lukaku. Poi, che Lukaku potesse avere più coinvolgimento nel gioco della Juve, spalla alla porta, io ho ancora dei dubbi, perché io quando guardo le partite di Lukaku, sì, ci sono dei momenti in cui fa delle sponde meravigliose, ci sono anche tanti momenti in cui la sponda va una volta là, una volta qua, anche sulla sponda aerea. Intanto gli viene, ma tante volte le sbaglia. Cioè, a me sembra quasi che si voglia andare sempre a prendere l'occasione in cui Lukaku la cosa la fa bene e farvi dire, ecco, vedi che poi magari Lukaku avrebbe risolto ogni tipo di problema nell'attacco della Juventus. Ne dubito, perché 2 anni fa eravamo qua a dire con Morata quanti gol vuoi fare? Ci serve Vlahovic, prendi Vlahovic, adesso ma con Vlahovic quanti gol vuoi fare? Serve Lukaku, non ci concentriamo mai su quello che abbiamo. Oggi Morata ha gli stessi gol di Lewandowski nella Liga Spagnola.
E attenzione, non sto dicendo che sia stato un errore prendere Vlahovic, all'epoca andava preso, perché comunque Morata è un giocatore da 10, 12, 15 gol in una stagione nel campionato d'appartenenza, difficilmente è andato oltre, dicono i numeri della sua carriera, con qualsiasi allenatore, con qualsiasi contesto, con qualsiasi sistema, con qualsiasi approccio, proprio cose differenti. Quindi Vlahovic era un giocatore da prendere. Poi le cose sono andate un po' diversamente per quanto mi riguarda, perché tu prendi Vlahovic nel momento in cui hai un reparto composto da Chiesa, che doveva tornare, Dybala, Morata e Ken. Morata non lo riscatti, d'accordo, ci sta. Dybala non lo rinnovi perché vuoi passare al 4-3-3, d'accordo, ci sta. Prendi Di Maria per andare al 4-3-3, d'accordo, ci sta. Di Maria non lo rinnovi dopo un anno, motivi mille, non uno, mille, d'accordo, ci sta, però capisci che se tu avevi preso Vlahovic per costruirci la Juve in un certo modo, giocare col 4-3-3 con gli esterni, non l'hai mai fatto. E Chiesa e Vlahovic sono due giocatori che nel 4-3-3, secondo me, per caratteristiche andrebbero a rendere sicuramente di più, perché il 4-3-3 ti porta decisamente di più ad andare a pressare in avanti. E ancora una volta, torniamo al discorso iniziale, il giocatore va in fiducia, ed essendo Vlahovic un giocatore molto morale, che per caratteristiche deve stare vicino alla porta, eccoci qua. Vedete come un cane che si morde la coda? Vlahovic deve svegliarsi. Su questo non c'è dubbio. Vlahovic sta diventando un problema per la Juve. Vlahovic deve svegliarsi. Inutile girarci intorno. Poi, che non si è inserito nel contesto migliore per esprimere le sue caratteristiche, anche questo per me è un dato di fatto. Se devo pensare al giocatore che più di tutti aiuta la squadra nel reparto offensivo della Juve, allora è Milik. Allora l'attacco dovrebbe essere sempre Chiesa Milik? No, per quanto mi riguarda no. Per quanto mi riguarda no. Anche perché io Milik credo che non abbia la continuità tale da garantirti la titolarità nella Juventus, ed essere sempre lì, essere sempre presente dal primo minuto. Un giocatore che va gestito e limitato, Milik, per forza di cosa, ha dei limiti. Dei limiti dal punto di vista fisico, ce lo racconta la sua carriera e ce lo racconta anche il fatto che siamo riusciti a prendere un giocatore importante, intelligente, forte come Milik a pochissimi soldi. Perché? Perché è un giocatore che ha dei problemi, dei limiti e va dosato, va gestito in un certo modo. Quando Ken era in forma, sono stato il primo a dire: per me è giusto che oggi Vlahovic faccia panchina e giochi Ken. Io non mi ritengo un tifoso ossessionato da Vlahovic. Non è che per me il punto era no, non cediamo Vlahovic perché prendiamo Lukaku perché stravedo per Vlahovic. No, io mi aspettavo decisamente di più da Vlahovic. Decisamente di più anche da Allegri nel metterlo nelle condizioni di, ma decisamente di più anche da Vlahovic. Per me Allegri e Vlahovic sono un problema che coesiste, sono in perfetta simbiosi l'uno con l'altro. Allegri perché non cambia il suo approccio e quindi Vlahovic farà sempre questo tipo di partite, e Vlahovic perché ci sono veramente delle cose banali, elementari, che non mi può sbagliare. Vi faccio un esempio concreto, no? Che secondo me definisce molto la situazione. L'altra sera, traversone di Chiesa dalla destra, in area ci sono McKennie e Vlahovic e basta, contro tre difensori del Genoa 4, quindi inferiorità numerica della Juve. Vlahovic va ad impattare con il piede debole e spara alto sopra la traversa. Ora, la situazione non è facile, perché se tu ti ritrovi già in inferiorità numerica dentro l'area e il traversone arriva dalla tre quarti campo, è molto complicato indirizzarlo, a maggior ragione col piede debole. Quindi questa è una situazione tattica. Quella situazione lì è complicata per finalizzare, per fare gol. Dall'altra parte un giocatore come Vlahovic, con la caratura di Vlahovic, l'ingaggio di Vlahovic a salire e diventerà un tema, è quello che la Juventus l'ha pagato, allora ti aspetti che un giocatore del genere, almeno anche col piede debole, becchi la porta, vada ad impegnare il portiere. Quindi c'è una ragione tattica e una ragione tecnica, anche in questo caso, anche in quella banale azione di traversone di Chiesa che crossa e butta dentro il pallone. Ce ne possono essere mille di esempi come questi, vi ho fatto il più fresco in assoluto. Quindi questo è, io non sono ossessionato da Vlahovic, per me Vlahovic quest'estate si poteva cedere, per me si potrà cedere anche quest'altra estate, si potrà andare su un altro profilo. L'unica cosa che dico è, secondo me, se devo cedere Vlahovic, che è un giocatore comunque importante di prospettiva, che secondo me potrà ancora dire il suo anche con un altro allenatore, magari in un altro contesto, magari in un'altra squadra, non lo so, poi magari mi sbaglierò e farà una carriera mediocre, però per me Vlahovic è un giocatore che può ancora dire tanto, proprio perché è un morale, se lo cedo posso desiderare un profilo diverso da Lukaku o bisogna per forza di cose prendere Lukaku?
non ce ne sono degli altri riattaccanti nel mondo, no? Bisogna prendere per forza di cose Lukaku, che anche dal punto di vista umano è un giocatore un po' così. E mi fa anche un po' sorridere che ci sia una parte di tifoseria che mi rinfaccia il fatto che no, io non volevo Lukaku, no, e allora vedi, è colpa tua che non volevi Lukaku. E allo stesso tempo mi venga a dire, sì, hai visto che armonia che c'è adesso nello spogliatoio della Juventus, quella è una cosa meravigliosa, è stato bravo Allegri a creare quella roba lì, sì, è stato bravo. L'altro giorno Allegri cosa dice? Non ci sono prime donne, non ci sono giocatori che mettano davanti alla squadra i propri bisogni personali. A me sembra che Lukaku in tutta la sua carriera abbia dimostrato esattamente quello, che gli importa più la sua carriera piuttosto che la squadra nella quale gioca. Poi magari mi sbaglierò io, e quindi Lukaku sarebbe stato l'acquisto perfetto, migliore del mondo in assoluto. Però se siamo andati in una direzione anche dal punto di vista gestionale e poi stiamo inseguendo o stiamo rimpiangendo e ci lamentiamo del fatto che non è arrivato Lukaku, secondo me stiamo facendo qualcosa di incoerente. Di incoerente. Perché poi magari dal punto di vista tattico, e secondo me non sarebbe cambiato chissà che cosa con Lukaku, proprio no, sarebbe andato meglio, ripeto. Io ho dei dubbi, non lo sapremo mai, ma io continuo ad avere dei dubbi. Però sicuramente dal punto di vista morale qua di dubbi non ne ho. Lukaku è uno che sicuramente lo spogliatoio non te lo migliora, 100% no. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Sì, Vlahovic è un problema per la Juve. Non c'è un modo diverso di dirlo in questo modo, in questo momento. Vlahovic oggi è un problema per la Juve, ma Vlahovic può diventare in pochissimo tempo una risorsa importante per la Juve. Sta tutto lui, deve crescere qua e deve essere meno morale, perché Vlahovic è troppo morale, un giocatore fin troppo morale. Ciao ragazzi, buona domenica.